Come avrete già compreso, non è semplicemente possibile illustrare qui tutto quello che Rodolfo ha fatto nel corso della sua carriera. Si tratta di scegliere, di offrire qualche pennellata che possa dare un'idea anche a chi non ha avuto la fortuna di condividere molto tempo con lui, almeno un'idea di quanto Rodolfo ha dato all'università e alla ricerca in Italia e nel mondo. E allora, volendo un po' presentare il campo, potremmo dire che tre sono i pilastri. Per l'appunto, la ricerca e la scienza, l'impegno sul fronte dell'università a dare alle materie comparatistiche un posto di rilievo nei piani di studio e nel corso di laurea delle allora facoltà e ora dipartimenti, il rapporto con gli studenti e gli allievi di cui Silvia ha già un po' parlato. Devo dire che mi fa un certo effetto ritrovarmi a questo tavolo, perché per un momento ritorno nell'aula in cui Rodolfo insegnava, Silvia era assistente, e una sensazione di ritrovarsi anche dopo molto tempo. Non capita di essere invitati tutti insieme a parlare come allievi, non capita molto frequentemente. Allora, iniziamo con i dati più agevoli da rappresentare, vale a dire l'impegno speso per fare del diritto comparato una componente essenziale nella formazione del giurista italiano e i risultati davvero notevoli che sono stati ottenuti in questo campo. Ricapitolo i fatti salienti che offrono un'idea di quanto è stato realizzato, non con un solo apporto di Rodolfo Sacco, ben inteso, ma certamente con il suo impulso decisivo e con la sua fattiva azione. Poco più di 50 anni fa, agli inizi degli anni 60, vi era in Italia una sola cattedra di diritto privato comparato, tenuta da Gino Gorla. Nel 1980, quando l'università era già divenuta un'università di massa, gli ordinari di diritto privato comparato erano ancora 6. Allora non esistevano né professori associati né ricercatori. Tutto in un certo senso rimaneva da fare per il radicamento della materia nelle facoltà e la diffusione del suo insegnamento. Come comprenderete, Rodolfo Sacco muoveva dalla convinzione che la pedagogia del diritto dovesse beneficiare della comparazione. Dopo gli esordi triestini, a Trieste tenne per la prima volta l'insegnamento di diritto privato comparato, essendo ordinario di diritto civile, in veste di preside dell'allora facoltà di Pavia, iniziò a dar corpo al progetto che avrebbe portato a compimento negli anni successivi, vale a dire proporre allo studente un corso di studi in cui la comparazione fosse il mezzo per comprendere il proprio diritto e anche il mezzo per sviluppare le proprie capacità professionali. A Pavia, oltre a insegnare il diritto privato comparato come materia ulteriore rispetto al diritto civile, in qualità di preside, Rodolfo affida a Giovanni Bonietti gli insegnamenti di diritto pubblico comparato, Gabriele Crespi Reghizzi, che abbiamo appena sentito nominare da Gianmaria Iani, il diritto dei paesi socialisti, a Angelo Grisoli il diritto comunitario. Ricorderò che all'epoca nemmeno il diritto comunitario era insegnato in tutte le facoltà giuridiche italiane. Io, prima di incontrare Rodolfo, ebbi così l'istinto di provare a cercare qualcosa in materia, lo scoprì alla facoltà di scienze politiche, non era presente, se non sbaglio, giurisprudenza. Succede, ma le cose cambiano. Lo sforzo per promuovere l'insegnamento della comparazione giuridica si moltiplica dopo il trasferimento a Torino. Nel 1971, con la chiamata a Torino, Rodolfo Sacco passa dalla cattedra di diritto civile a quella di diritto privato comparato e per 17 anni consecutivi insegnerà quest'ultima materia, penso anche per qualche anno in più, ma il mio conto si ferma all'età del suo pensionamento. Come materia ulteriore insegna all'epoca il diritto africano, alternandolo al diritto dei paesi socialisti. Questi insegnamenti erano un po' da scoprire in facoltà, erano insegnamenti sicuramente di nicchia. Io arrivai a scoprirli al quinto anno dei miei studi,
studente fuori corso praticamente. Avevo deciso di seguire tutte le lezioni che venivano impartite dai docenti della facoltà, almeno una lezione, per conoscere la facoltà in cui mi stavo lavorando. E così feci, ma questo piano aveva portato le materie comparatistiche un po' avanti, come dire, nel mio percorso. Nel 1970 si costituiva l'Associazione Italiana di Diritto Comparato, animata da Mauro Cappelletti, Gino Gorga e Rodolfo Sacco. Tra i presidenti successivi ricordiamo Alessandro Pizzolusso e quindi Antonio Gambaro, personaggi con cui Rodolfo ebbe un'intesa strettissima. L'associazione a sua volta, animata da uno spirito fattivo che, forse negli anni più recenti ha perso, preparava il terreno per la riforma della tabella degli insegnamenti partiti dalle facoltà che risaliva al 1938. Nel 1979 la facoltà torinese, accogliendo una proposta formulata dal nostro, compì un passo decisivo, istituendo una cattedra di sistemi giuridici comparati. In quest'aula ci sono certamente testimoni più autorevoli di me di questa vicenda. La cattedra era ricoperta da Antonio Gambaro. L'insegnamento del corso di sistemi giuridici comparati, che si affiancava per la prima volta all'insegnamento del diritto comparato, era il perno di un progetto che conduceva la facoltà giuridica torinese a dotarsi, prima in Italia, di un piano di studi transnazionale. La nuova proposta formativa offriva al discente un quadro in cui, oltre agli esami ed epoca obbligatori, si proponevano sistemi giuridici comparati, un secondo corso di diritto privato comparato, un corso di diritto costituzionale comparato tenuto dal compianto Giorgio Lombardi, un corso di diritto dei paesi socialisti ed un'altra rosa di materie destinate a promuovere la formazione di un giurista destinato a affrontare i problemi legati al diritto degli scambi transnazionali, tra cui il diritto privato delle comunità europee che era insegnato ed è tuttora insegnato da Frignani. Traggo i dati salienti del discorso dalle colonne del Foro Italiano del 1981, in cui il piano di studi torinese veniva presentato da Rodolfo Sacco a tutta Italia. A questo punto un segnale forte era trasmesso alle altre facoltà e ai colleghi e in seguito anche oltre i confini d'Italia. Per ottenere questo risultato si era dovuto, Sacco, impegnare per superare la bocciatura del medesimo piano da parte del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione, anche segnando del CUN. Bocciatura motivata chiamando in causa la mancanza di precedenti in termini. Ovvio, una cosa nuova crea sempre questo piccolo problema, la mancanza di precedenti in termini. La prima reazione subito. No. La mancanza di precedenti in termini, quello che mi ha detto un docente di Oxford una volta, qui non facciamo mai nulla la prima volta, appunto. Si trattava di avviare degli scambi Erasmus. Ricevetti questa risposta, quindi non solo le facoltà italiane sono afflitte da questo male. E la necessità di non frammentare gli insegnamenti impartiti secondo lo statuto della facoltà. L'ostacolo rappresentato da queste motivazioni veniva superato dalla classica mossa del cavallo, grazie a una delibera del Consiglio d'Europa, presa durante la quarta conferenza delle facoltà giuridiche europee tenutasi a Strasburgo nel 1976. La conferenza di queste facoltà europee raccomandava, cito testualmente, che ogni studente fosse iniziato al diritto comparato, sotto forma di un corso che comprenda uno schizzo dei grandi sistemi giuridici e un'iniziazione ai metodi comparatistici, e che dopo questa introduzione gli insegnamenti possano essere impartiti sotto forma di insegnamenti comparatistici specifici suddivisi per settore geografico e per tema. Il presidente della commissione della conferenza delle facoltà giuridiche, che era sicuramente una conferenza con personaggi di grandissimo peso, riuniti a Strasburgo, queste facoltà, ebbene, la conferenza a cui si riferisce questa commissione era una conferenza che aveva affidato a Rodolfo Sacco il compito di stendere il documento che ho appena citato, documento che aveva ottenuto il voto unanime. Questo primo traguardo è seguito nel 1984-85 da quell'episodio che Gastone Costino
ha ricordato l'avvio di una facoltà giuridica a Trento. Piani di studio redatti da un comitato ordinatore presieduto da Rodolfo Sacco. Il piano di studio redatto per la facoltà di Trento introduceva l'idea che dopo un insegnamento obbligatorio di sistemi giuridici comparati, svolto a beneficio del discente il primo anno del corso di studi, dato secondo me da segnalare, ebbene, ogni disciplina, dopo questo primo insegnamento, venisse insegnata in due modalità, comparatistica e municipale. Lo studente avrebbe potuto optare per l'una o per l'altra modalità, o eventualmente fruirla cumulativamente. Qual è l'esito della vicenda? Oggi siamo in grado di sapere come andare. La proposta fu apprezzata dagli studenti. Ma ecco che nel 2010 i nuovi requisiti dei corsi di studio stabiliti dal Ministero dell'Università ponevano la facoltà di Trento di fronte a una scelta, di fronte a un bivio. Non era possibile mantenere sia il piano di studio orientato all'approfondimento del diritto municipale, sia il piano di studi basato sull'insegnamento del diritto comparato e transnazionale. Mancava l'organico per entrambe. La facoltà doveva scegliere e sceglieva di sostenere il piano di studi denominato diritto comparato europeo e transnazionale e di disattivare il percorso intitolato al diritto interno. Si scoprì che infatti quest'ultimo aveva molti meno studenti del primo. Oggi tutti gli studenti trentini sono inseriti nel percorso di diritto europeo comparato e transnazionale. Il successo dell'operazione è testimoniato dal fatto che ben il 76% degli studenti della facoltà di Trento proviene da fuori provincia. Un traguardo che non è stato tagliato da alcuna altra facoltà dell'Ateneo Trentino. Non si pensi che la gente ha una speciale propensione ad andare a Trento. No, questo è segnale del fatto che la facoltà di Trento, attraverso un'operazione lungimirante, è riuscita a posizionarsi in questo modo nel quadro delle facoltà di un Ateneo sicuramente prestigioso come l'Ateneo di Trento. Ritornando al quadro nazionale, nel 1993 una prova alla nuova tabella delle facoltà di giurisprudenza, il diritto comparato viene acquisito come insegnamento obbligatorio. Il traguardo sul piano nazionale è ormai tagliato e si apre una nuova era per quanto riguarda la presenza della materia nelle facoltà italiane. Altre facoltà italiane avevano ben inteso lavorato nella stessa direzione, tra queste la facoltà di Firenze in cui insegnava Mauro Cappelletti. Un lavoro enorme reca un risultato tangibile. L'Italia è oggi il paese in testa nel mondo per le cattedre e gli insegnamenti comparatistici impartiti ai giuristi formati nell'università. Non si ottengono questi risultati senza rimboccarsi le maniche, suscitare adesioni, trovare sostegno dei colleghi, fissare degli obiettivi condivisibili. Il compito intrapreso allora non si è esaurito con i passaggi che ho voluto ricordare. La riflessione scientifica più recente di Rodolfo Sacco, come ricordava Silvia Ferreri, ha aperto nuovi fronti e ha segnalato alle facoltà nuove esigenze formative. Quest'anno Rodolfo Sacco è in aula a Torino per insegnare antropologia giuridica, materia che ha insegnato in anni recenti anche a Trento per un periodo nell'Università del Piemonte Orientale. La testimonianza a favore dell'importanza della materia nella formazione del giurista è netta. Altrettanto possiamo dire per gli studi dedicati alla traduzione giuridica. Nessun giurista dirà di ignorare i problemi che pone il linguaggio del diritto. I filosofi del diritto hanno dedicato un'intera stagione dei propri studi all'analisi del linguaggio giuridico. Non tutti però hanno approfondito il rapporto tra lingua e diritto utilizzando gli strumenti che la linguistica e la comparazione giuridica mettono a disposizione. E da questo approfondimento nasce lo studio di temi che saranno oggetto di insegnamento l'anno prossimo a Milano come corso e che sono già oggetto di insegnamento nella facoltà di Trento. L'opera svolta in questo campo, come ricordava Silvia, ha attratto tanto l'attenzione della Commissione europea quanto dell'Accademia della Crusca. E con questo sono arrivato, diciamo, all'apporto di Rodolfo Sacco alla scienza e alla ricerca nel diritto comparato. Molto è stato detto e anche molto meglio di quanto farò io.
proverò anch'io un po' a contestualizzare il discorso. È chiaro che il secondo dopoguerra è un momento di crisi della scienza giuridica europea. È una crisi di cui siamo colte le avvisaglie, oltre che per vicende politiche, anche per manifestazioni del pensiero giuridico, quale la scuola del diritto libero, e nell'ambiente nordamericano e nordeuropeo l'affermarsi del realismo giuridico. Se limitiamo lo sguardo al nostro paese, è del tutto chiaro che colpito da un discredito irrevocabile quel metodo dogmatico e sistematico a cui gli autori italiani e in particolare i civilisti avevano guardato con tanta fiducia nella prima metà del XX secolo. Se si guarda questo fallimento e al cammino della scienza giuridica nella seconda metà del XX secolo, si può dire che al diritto comparato toccato non solo e non tanto il compito di provvedere a una pars denstuens, vale a dire a far crollare il vecchio ordine legato a schemi superati, anzi superatissimi, quanto piuttosto di lavorare alla ricostruzione, di immaginare una pars construens. Se si vuole comprendere come si è provveduto alla pars construens, si deve rivolgere lo sguardo al diritto comparato che ha assunto su di sé questo compito. In altre parole, non si può vivere tra le macerie, se non si pone mano alla ricostruzione l'area si ammorba e per mantenere il proprio ruolo la scienza giuridica deve saper svolgere quella funzione teorica ordinante che ha sostenuto storicamente il proprio sviluppo e quindi deve raccogliere sfide più ampie e cognitive di quelle che si incontrano sul terreno di studi o di movimenti di pensiero prettamente locali. L'accento in quest'epoca non cade dunque più sulla comparazione come scienza al servizio del legislatore, da questo prende il nome la Société di Legislation Comparée francese, idea che in Italia è anche l'origine di Unigroin. L'accento non cade nemmeno più sull'opera di comparazione svolta per offrire al giudice nazionale un termine di raffronto grazie alla ricerca di decisioni straniere prese su casi simili o analoghi, opera in cui si era impegnato per l'appunto l'annuario di diritto comparato fondato da Salvatore Galgano negli anni 30 del XX secolo. L'accento cade invece sulla comparazione come scienza che riflette sul fenomeno giuridico a tutto tondo in tutte le sue molteplici manifestazioni. La comparazione, in altre parole, non aveva l'intenzione di cedere le armi a un modo di fare diritto che rischiava di ripiegarsi su se stesso per l'incapacità di colloquiare con le altre scienze che sono rappresentate nel mondo del sapere. La comparazione inoltre avvertiva come il positivismo giuridico non abbia dopo tutto virtù salvifiche e mi riferisco qui anche alla versione aggiornata e corretta del positivismo giuridico che si sviluppava nella seconda metà del XX secolo, che raccomandava l'analisi del linguaggio normativo come compito centrale della scienza giuridica. L'analisi del linguaggio normativo consente di mettere a nudo il senso di alcune proposizioni, ma non illumina quanto sta a monte o a valle delle medesime. È su questo terreno che si mette al lavoro Rodolfo Sacco. La ricerca di uno scienziato è orientata dalle domande che si pone. I risultati che può ottenere dipendono dal metodo che ottiene. La scienza inizia con la misurazione dei fenomeni che lo scienziato vuole indagare. Per comprendere un fenomeno bisogna descriverlo e per descriverlo si tratta di misurarlo. Il diritto comparato deve affrontare questo passaggio fondamentale. L'impegno di Sacco si rivolge alla misurazione delle somiglianze e delle differenze che il diritto presenta attraverso le frontiere, nelle varie società umane e alla messa a punto del metodo con cui compiere questa misurazione. Si tratterà quindi di decomporre quell'entità complessa che è il diritto e di rilevare le contraddizioni interne a tale oggetto che emergono sotto la pressione dell'indagine comparata. L'originalità della proposta è indiscutibile, la sua fecondità indubitabile. Questo metodo conduce a un'elaborazione teorica che rivoluziona la teoria delle fonti del diritto, rendendola più credibile e realistica. Viene sviluppato lungo quest'asse il discorso sulla circolazione dei modelli giuridici e della loro interazione.
E conto sul nascere il diritto mutuo, il fatto che si legittima prima e al di là di un apparato concettuale diretto a rappresentarlo e a garantirlo. Qualcuno ritiene che l'autore sia un iconoclasta, solo perché non sottoscrive premesse che non sono ormai più credibili. Ma Rodolfo Sacco non è certamente un nichilista e i riconoscimenti internazionali sono arrivati un po' ovunque. Si è parlato di lui, si sono lette le sue opere e si è appreso da lui. Non ricorderò tutti questi episodi. Mi limiterò a dire che nel corso del tempo il compasso della ricerca si è allargato e le domande a cui lo scienziato ha rivolto la propria attenzione si sono fatte sempre più profonde. L'autore si rivolge ora al diritto, al rapporto tra il pensiero, la parola e l'azione, e alla volontà di affrontare questi temi con i mezzi resi disponibili dagli scienziati che esplorano l'evoluzione biologica e culturale dell'uomo e che approfondiscono l'etologia umana e animale. L'autore non ama le chiacchiere, ha una visione realistica delle cose. Tutto quello che ho detto fin qui è conoscibile da chiunque consulti gli atti, meno noto perché affidato all'esperienza diretta e alla tradizione orale e il rapporto con gli studenti e con gli altri. Gli allievi attivi nell'università sono numerosissimi, come è stato detto, ma qualcuno vorrà piuttosto sapere qual è il rapporto che si instaurava tra il docente e lo studente e poi l'allievo e come veniva percepito da quest'ultimo il personaggio. Silvia ha già detto molto sul punto, io dirò soltanto che l'allievo incontrava un maestro che aveva anzitutto profondo rispetto della persona del discente e delle sue risorse intellettuali e morali. Rodolfo Sacco ha insegnato qualcosa agli studenti più diversi e non ha certo dedicato tempo solo a chi era destinato a primeggiare, ma ha profuso la propria attività a favore di ogni studente che ha incontrato. Il corso di diritto privato comparato che ho potuto frequentare ci vedeva tutti i protagonisti. Quale fosse la nostra inclinazione per gli studi giuridici, il nostro carattere o la nostra ambizione. La disciplina era ferrea, non era semplicemente possibile bucare i tempi di un intervento assegnato, cosa che io sto facendo invece adesso. Il docente ci dava regolarmente la parola, questo non avveniva in alcun altro corso e naturalmente non vi era indulgenza per le sbavature. Ma il docente non ci imponeva libri di testo a memoria, ed era curioso di apprendere i nostri interessi al di là dello studio del diritto. Ben presto tra gli studenti di quel corso si stabiliva un rapporto destinato a durare nel tempo, si stabiliva una piccola comunità di lavoro. Le ore di ricevimento, al pari delle lezioni, si svolgevano con puntualità immancabile, divenuta tra noi proverbiale. La correzione degli elaborati preparati per il corso era rapidissima e densa di appunti. Non mancavano i momenti di divertimento, gli ammaestramenti dati col semplice comportamento, le risposte nette, lucide e talvolta brusche, il rigetto delle fumisterie, l'invito a soppesare criticamente ogni proposizione e ogni pensiero. Insomma, nulla era convenzionale, posticcio, pomposo, ma nulla era lasciato al caso o all'approssimazione, e tutto era fatto con la più grande generosità. Quanto tempo messo a disposizione di tutti noi. Nell'università che tratta troppo spesso lo studente come un numero, Rodolfo lasciava il segno e lo studente ne risultava affascinato. Posso dire semplicemente missione compiuta, professore. Abbiamo avuto di sorte.